Gli uomini della Polizia Municipale di Faenza, grazie ad una meticolosa indagine, sono riusciti a individuare il rifugio dove due faentini, classe 75 e 64, nascondevano delle biciclette rubate. Unitamente ai mezzi sono stati trovati anche arnesi da scasso idonei a forzare qualsiasi tipo di serratura, dalle più semplici alle più robuste, grazie anche a un flessibile portatile. Il covo era in pieno centro, a Faenza. L'indagine ha preso spunto da alcune informazioni giunte alla Polizia Municipale che, dopo aver raccolto elementi probatori sufficienti, ha proceduto alla perquisizione nell'abitazione del presunto custode, nell'appartamento e nelle aree di pertinenza. Sono stati trovati sia i veicoli rubati che i mezzi e gli arnesi da scasso. Gli agenti della Municipale suppongono che i due cercassero di mascherare le biciclette al fine di renderle riconoscibili ai legittimi proprietari e pertanto la Municipale chiede ai cittadini di fare molta attenzione ai veicoli riportati in foto. È ripartito anche quest'anno il progetto scolastico Cooperiamo a scuola all'interno degli istituti della provincia di Ravenna. Giunto alla 16ª edizione, il percorso di educazione cooperativa promosso dal coordinamento AGC Ravenna Ferrara, Conf Cooperativa Ravenna e Lega Coop Romagna e realizzato dalle cooperative Ricercazione di Faenza e Libra di Ravenna, coinvolgerà nel 2016 250 ragazzi di terza e quarta superiore. Grazie a Cooperiamo a scuola entrano nelle scuole superiori i principi alla base del modello cooperativo, le informazioni necessarie per costituire un'impresa e la conoscenza del modello cooperativo. I ragazzi hanno il compito di simulare la creazione di un'attività imprenditoriale. Quattro sono le cooperative ideate dagli studenti della terza RIM dell'Istituto Oriani di Faenza, i primi a prendere parte quest'anno al progetto, con imprese sviluppate nel campo della ristorazione, della moda, del giardinaggio e nella componentistica per cellulari. La nostra cooperativa si occupa di ristorazione e nel retro del ristorante abbiamo un laboratorio dove produciamo cosmetici, tra cui creme, profumi, tutti a base di fiori, tra i quali rosa, viola e muschio.
Mentre nella parte davanti, come dicevo, abbiamo una parte del ristorante dove appunto sono presenti nei piatti anche i fiori che usiamo nella parte della cosmetica. La nostra cooperativa Camermade si occupa di creare abbigliamento su misura con tessuti in fibre naturali e anche bigiotteria, utilizzando pietre e minerali che danno benefici per il nostro corpo. Come mai questa idea? Da dove vi è venuta? Perché comunque due delle nostre ragazze sono molto brave a disegnare e poi era un'idea abbastanza originale. E il nostro scopo è aumentare l'occupazione femminile. La cooperativa Export the Future è una export company che cerca di offrire lavoro ai disoccupati tramite la produzione e la vendita di prodotti finalizzati al benessere delle persone e dell'ambiente. Export the Future, rendi mondiale la tua giornata personale. Che tipo di prodotti sono? Allora, abbiamo tre prodotti principali e sono una lampada a sale dell'Himalaya, un catalizzatore per camini e una cover con un pannello fotovoltaico. Come funziona la cooperativa che avete ideato? La nostra cooperativa si chiama Green Up, produciamo orti verticali. Le orti verticali sono strutture di legno o acciaio che possono essere interne o esterne. Il sistema di irrigazione è compreso e possono essere di altezza in base alla richiesta del cliente. Secondo voi perché la vostra cooperativa potrebbe funzionare nel mercato? Beh, allora abbiamo pensato che comunque è un tipo di cooperativa che produce cosmetici, ristorazione, ma anche coltivazione di fiori e vendita di essi, potrebbe attrarre dalla parte del marketing persone di varie età. Come mai avete deciso di fare questo abbinamento? Allora, è stato deciso perché comunque, essendo sulle colline di Brisighella, è qualcosa basato sulla natura e proprio per questo volevamo includerlo sia nei cosmetici che nei piatti per il benessere. Il nostro punto vendita avrà sede a Faenza, in centro, e una ragazza si occuperà della contabilità, mentre incentreremo molto di più l'attività sul sito internet perché diamo la possibilità alla clientela anche di acquistare in internet. Secondo voi quali sono i punti forti della vostra idea? L'originalità, la presenza di ortaggi sani e freschi in poco spazio e aumentare la possibilità di spazi verdi nelle città. Avete trovato qualche problema nel simulare questa cooperativa? Diciamo inizialmente sì, perché era la prima volta che ci capitava di fare questo lavoro tipo di cooperativa, ma dopo dividendoci i vari lavori siamo comunque riusciti a fare, diciamo, un buon gruppo e un buon elaborato. Gli aspetti positivi sono stati che comunque avevamo tutte idee bene o male combaciati e che quindi abbiamo potuto metterle insieme anche abbastanza facilmente. Però gli aspetti negativi sono stati che appunto siamo tante, quindi magari il design di qualcosa oppure come dire certe altre è venuto molto più difficile perché tutte abbiamo idee diverse, abbiamo gusti differenti e mettere insieme, metterci d'accordo non è stato per niente facile. Dopo questa esperienza qui di Cooperiamo a Scuola, lavorare in una cooperativa può essere un'esperienza di lavoro che ti potrebbe attrarre in futuro? Secondo me no, perché da quanto visto durante questo lavoro abbiamo fatto molta fatica col business plan e quindi avere un guadagno in questo mondo è molto difficile con le cooperative, quindi penso che ci sia un po' di difficoltà. Sì, a me piacerebbe, perché comunque è un lavoro di squadra in cui c'è partecipazione da parte di tutti. Anche a me piacerebbe, come ha detto la mia compagna, perché c'è un grosso lavoro di squadra e in più perché ci sarebbe meno rischio di impresa, perché siamo in 7 soci e riusciremo a dividerci meglio. Sì, però no. Sì, perché comunque mi piace l'idea di poter collaborare con altre persone che abbiano le mie stesse idee, però no, perché comunque ho un carattere forte e quindi le mie idee tendo a farle valere e se non valgono non riesco a collaborare con gli altri. Penso che sia un lavoro molto difficile e impegnativo e bisogna avere anche molte responsabilità e anche idee innovative. Federico Lega per Faenza Web TV.